Siamo oggi alla pizzeria La Figlia del Presidente e ci faremo vedere come si fa la vera pizza fritta napoletana. Oggi faremo questo impasto a mano. Andiamo a versare un litro d'acqua, 1,3 litri d'acqua, come uno preferisce, di quanto di fare, 50 g di sale, 2-3 g di lievito, come uno preferisce, fare la lievitazione. Lo sciogliamo un po' tutto. E aggiungiamo un chilo e due di farina, se vogliamo una pasta soffice oppure dura, da come uno la preferisce. E questo oggi lo andiamo a preparare per la nostra pizza. Abbiamo un metodo di lavoro che bisogna fare pasta tutti i giorni e ci vuole una farina che abbia una buona tenuta della pasta. Oggi abbiamo fatto l'impasto di 8 litri con la lievitazione di 8-10 ore e ci andiamo a mettere 8 g di pasta per una lievitazione non molto lunga e né molto breve, quindi la pasta soffice e leggera, e una buona lavorazione di pasta per a contatto con le mani con i pizzaioli. Prima base si mette un panno di cotone che assorbe la farina per non farla andare nell'olio. Poi c'è la stesura è uguale alla pizza a forno. Eccolo qua. Adesso viene l'imbottitura. Ricotta. Ciccioli di maiale, provola affumicata, senza pomodoro la pizza fritta. La cosa importante è chiuderla appunto. Si stende un pochettino, si tira i lati. Adesso si passa alla cottura. L'olio non deve essere molto forte, se no la pizza subito si cuoce e all'interno il prodotto è fritto. La pizza fritta è pronta. Buon appetito da parte della pizzeria La Figlia del Presidente.